Frommari che non siete altro, rieccoci. Come avete certamente notato, siamo da tempo sommersi dai souls-like. Buzzword, tipo gluten-free, bio, senza lattosio. Ultimamente ho visto proteine, un sacco. Con cui ci vendono la qualunque. Urge dunque la domanda. Domanda assai meno scema di quanto si potrebbe pensare. Nel 2008 c'erano quattro sfigati che hanno deciso di riunirsi a Berlino e, tra un sex party al Kit Kat e una birretta, hanno deciso cosa sia o non sia un roguelike. C'è pure un titolo, IRDC, International Roguelike Dev Conference. Non contenti, ne fanno pure altre di queste conferenze negli anni successivi, perché evidentemente a capire che era rogue alla prima non ce l'hanno fatta, capite bene. Così. Già dal 2008 noi abbiamo una prima definizione di roguelike, il termine su cui poi si modellerà souls-like. La cosa fa un po' ridere, perché all'epoca rogue faceva anche più cagare di Pong, ma più che altro perché rogue, pure influential quanto volete, era a sua volta un rip-off di un altro gioco del 1978 chiamato Beneath Apple Mana, che era disponibile su Apple II. Potete ancora giocarveli tutti questi giochi, eh? Vi lascio i link ai giochi e anche al video della prima conferenza del 2008. Così per curiosità, non perché siano godibili, insomma. Ovviamente sta cosa non fu subito evidente, e questo perché nessun teenager nel 1978 poteva permettersi un Apple II, posto che non fosse il figlio di Steve Jobs, tia. Tuttavia, nelle università americane c'erano i computer. Però, sta notizia. Cioè, non era come qui in Italia che gli studenti per passare tempo devono correre appresso ai topi. I souls-like però non abbiamo una definizione e valgono dunque le opinioni, per cui io vi dico la mia. Quando ho giocato Demon Souls, la prima componente che io ho notato è Myst, o anche Riven, che è il successore di Myst. Sto dicendo che il cuore dei Souls è il puzzle ambientale, dove la storia è la storia del mondo e dove il mondo stesso è il puzzle da sbloccare, tipo cubo di Rubik, per procedere. Molti hanno deciso che questa non era una narrativa come si deve, infatti l'hanno chiamata lore. La realtà è che tra la narrazione in cui tu sei protagonista e quella in cui il mondo è protagonista e te non conti un cazzo, è purtroppo molto più realistica la seconda. Purtroppo. Voi vi lamentate che giochi su PS5 non so 60 fps. Tiè, peccate questo. Tra l'altro, il Riven hai pure una struttura un po' simile a Demon's Souls. E forse anche a Majula in Dark Souls 2. Nel senso che c'è un'isola centrale e sbloccando una serie di passaggi c'è il resto dell'arcipelago. Ma vabbè, questo è una casualità. Secondo elemento. È un dungeon crawler con degli elementi rogue, il che significa uno, che è in terza persona, e due, che introduce una forma di permadeath, cioè di morte permanente, diciamo. Il fatto che sia in terza persona non è così scontato per i dungeon crawler. Ancora oggi è pieno di dungeon crawler che si richiamano a Wizardry, eccetera, eccetera, la tradizione occidentale. Alcuni anche in Giappone vanno per la maggiore, alcuni sono molto collezionabili se non godibili, come Mary Skelton, per esempio. Vabbè, tutto è evidente, soprattutto in Demon's Souls, che è il Souls in cui la formula è più pura, diciamo, è il più perfetto. Poi, con il successo, sono stati costretti a diluirla. In Demon's Souls non puoi salvare finché non uccidi il boss, e se muori, rinizi dall'inizio del livello. Altro componente è la gestione strategica dell'inventario, in un regime in cui le risorse sono costantemente limitate, il che è un po' strano, perché non è tipico dei giochi d'azione, ma è tipico dei survival game. Infatti, mi viene in mente Resident Evil, tra gli esempi che sicuramente conoscerete. Poi hai un fighting game. Molto semplificato, a dire il vero, già Nioh introduce un combattimento un po' più complesso, molto semplificato. O anche un rhythm game, che d'altra parte con i fighting game hanno molto molto in comune. Devi sempre rispondere con il massimo tempismo possibile ai movimenti dell'avversario, che nel caso dei rhythm game è il ritmo. Oltre a queste componenti, diciamo, fondamentali, ce ne sono altre. Per esempio, il recupero delle anime dopo morti richiama gli MMO, tra tutti World of Warcraft, per esempio. E poi esteticamente si tratta ovviamente di una esagerazione giapponese del gotico. Dovete pensare che quello stile d'altra parte in Giappone non esiste, quindi l'esperienza che un giapponese ne fa è prima di tutto libresca e fantastica. Poi viene in Italia e li vedi che si accapigliano per farsi la salita di Civitavecchia.
Faccio notare che mentre in Giappone si sviluppano Dragon Quest, Final Fantasy, beh, in questo caso citerei Dragon Slayer della Falcom, che ancora oggi produce Ys o Wise, non so come lo pronunciate, e altri JRPG d'azione, Dragon Slayer è considerato il primo JRPG d'azione. In Occidente, in quello stesso momento, andava roba come Wizardry, Might and Magic, Eye of the Beholder, eccetera, eccetera. Questo per dire che il medievale europeo e i dungeon crawler sono cose che vanno a braccetto. Poi, boh, come Mussolini con la russa. Poi certo, ci sono anche delle idee che sinceramente io non avevo visto prima, o comunque non mi vengono in mente, come l'implementazione del multiplayer in Dark Souls, per esempio. La trovo una cosa estremamente originale. La cosa chiara è che Demon's Souls inaugura un periodo in cui gli sviluppatori sono diventati adulti, hanno anche loro una certa e quindi iniziano a fare dei giochi con delle componenti di nostalgia indirizzate a persone di una certa età, perché sia gli sviluppatori sia i videogiocatori oggi sono adulti, non solamente ragazzi come un tempo. Vabbè, io la pianto. Voi che ne pensate? Cos'è che costituisce un Souls-like secondo voi?